Beh, l'equilibrio si sa, è una caratteristica tipica di questo campionato e quindi lo sarà anche quest'anno. Poi quest'anno c'è una squadra in meno, quindi la classifica è ancora un pochettino più corta. C'è grandissimo equilibrio nella singola partita, può accadere di tutto. Quindi è evidente che fino all'ultimo bisognerà aspettare. È vero che le ultime giornate sono decisive, però nelle ultime giornate è molto importante ciò che si è costruito poi in tutto il resto del campionato. Io direi che il Pescara ha costruito un percorso di grande livello e sicuramente bisogna avere grande rispetto nei confronti di chi ha giocatori, tecnico, società, ha comunque creato i presupposti per questo tipo di campionato. Perché credo che al 1° di agosto, se avessero detto che a 10 giorni, a 8 giorni alla fine il Pescara avesse avuto questi punti o questa posizione di classifica, avrebbero firmato tutti quanti con il sangue, forse addirittura. E adesso invece si sta cercando di trovare l'aspetto critico ad una stagione che secondo me fino a questo momento qui rimane molto positiva. Poi queste prossime quattro partite saranno certamente decisive. Complessivamente la squadra si è avuta una qualità, sarà quella della continuità, perché tutto sommato il Pescara ha fatto un inizio di campionato scoppiettante e su quell'inizio lì comunque ha costruito un campionato equilibrato, continuo, perché è rimasta forse, è stata fra le squadre più continue, è rimasta sempre in quella posizione di classifica, tenendo sempre accesa la speranza di questa promozione diretta, tuttora è ancora lì, quindi io credo che il campionato, poi è normale che ci possa stare una flessione di una o due partite, però se andiamo ad analizzare tutto sommato il rendimento del Pescara, anche paragonandolo ad altre realtà, Pescara ha avuto un percorso secondo me molto, molto continuo. Poi, soprattutto le prestazioni di domenica scorsa, chiedo scusa, di venerdì, certamente hanno influito le assenze, perché obiettivamente quando una squadra ha un organico di questo genere qui e perde nella stessa partita i due uomini di qualità maggiore come Brugman e Mancuso, qualsiasi squadra ne risentirebbe. La Juventus senza Ronaldo ha perso il Genoa 2-0. Insomma, toglie la Juventus Pjanic e Ronaldo, cambia anche la Juventus.